Professore, il problema del colera ad Haiti è ancora molto importante, ce lo racconta? Per inquadrare la tematica dobbiamo capire che il colera è una malattia che è una soprattutto dei paesi poveri, dei paesi in via di sviluppo. Pensate che le malattie dieroiche da sole ogni anno provocano 2 milioni di morti circa. Il problema ad Haiti è stato devastante perché, se vi ricordate, Haiti ha avuto un terribile terremoto, le condizioni sono peggiorate dal punto di vista igienico e poi a un certo punto, questo può sembrare molto strano, i soldati nepalesi che sono andati a portare aiuto ad Haiti hanno importato anche il colera e Haiti, che non aveva mai avuto nei 150 anni passati alcuna epidemia di colera, ha dovuto sperimentare anche questa terribile calamità. Il colera fino adesso ad Haiti ha colpito 500.000 persone con 7.000 morti. Come si è diffuso così velocemente? Per due ragioni principali. Allora, il colera è una malattia che è trasmessa dall'acqua, quindi attraverso l'acqua contaminata. I soldati nepalesi naturalmente hanno portato una certa quantità di liquami ad Haiti che poi non sono stati propriamente smaltiti e questo ha fatto partire l'epidemia, che quindi si è trasmessa attraverso l'acqua e attraverso la mobilità umana. L'80% dei malati di colera è asintomatico, è portatore sano, quindi potete capire che queste persone non sanno di avere il colera, vanno da un'altra parte e diffondono il colera. E questa è la ragione per cui il colera si è diffuso e sta ancora diffondendosi. Avete studiato un modello sulla sua diffusione, ce lo illustra? Questo è un modello che ha dentro la rete idrica di Haiti e poi, come ho detto prima, la malattia si diffonde anche attraverso portatori sani, quindi ha dentro anche un modello di mobilità umana. Quindi siamo andati a vedere quante persone ci sono ad Haiti, come sono distribuite, come si muovono e così via, per fare questo modello che è un modello predittivo. Nel senso che in realtà noi una prima versione di questo modello era già pronta alla fine del 2010, quindi 3 mesi dopo che la malattia aveva cominciato a colpire Haiti, e noi avevamo già suggerito proprio strategie di intervento per poter contenere in qualche maniera la malattia, che sta andando avanti ancora adesso. Il modello più recente include anche esplicitamente le precipitazioni, l'effetto che le precipitazioni hanno nel diffondere il vibrione. È un modello applicabile anche ad altri paesi? Sì, noi avevamo già fatto uno studio sull'epidemia che c'era stata nel Sudafrica, nella provincia del KwaZulu-Natal, nel 2001-2002, era però stato uno studio retrospettivo che ci è servito in qualche maniera per calibrare, per mettere a punto il modello. E la nostra interesse adesso è di applicare il modello nel Bangladesh. In Bangladesh il colera è una malattia endemica, non fa tantissime vittime, però c'è sempre, non scompare mai. Il professor Rinaldo sta anche conducendo una campagna proprio di raccolta dati in queste pozze d'acqua che si formano in Bangladesh e che sono essenzialmente il focolaio, per così dire, permanente di vibrioni. Quali soluzioni possibili? La soluzione più importante sarebbe quella di non avere acqua contaminata, quindi acqua potabile da bere e poter disporre dei liquami in maniera opportuna. Pensate che ad Haiti sostanzialmente non ci sono fognature. Infatti l'ultima risorgenza di Haiti si è avuta quando ci sono state forti precipitazioni. Queste forti precipitazioni dai siti di defecazione hanno portato in giro ulteriormente il vibrione, il batterio che provoca il colera. Quindi la via principale sarebbe questa, ma capite che è una via di lungo periodo. Nel breve periodo si potrebbero usare gli antibiotici, ma gli antibiotici sono controindicati in quanto inducono forme resistenti del vibrione. Naturalmente un'altra possibilità ancora sarebbe vaccinare, però pensate che la vaccinazione richiederebbe di vaccinare milioni di persone. In tutto il mondo ci sono solo 300.000 dosi di vaccino contro il colera. Noi abbiamo simulato con il nostro modello che cosa succederebbe dando anche tutte le dosi di vaccino e il risultato sarebbe minimale. Quindi la cosa più importante è dare acqua pulita essenzialmente.